dell'ultima è quella che stiamo per presentare. Si tratta della presentazione ufficiale dell'ASB Fondi Calcio A5 e si tratta di un momento particolarmente importante perché è la prima volta che una squadra di Fondi arriva a militare in una categoria come quella della Serie B e loro disputeranno il campionato nel girone B. Allora io vi presento questa squadra che è una delle squadre di Fondi che sta portando il nome della città in alto e parto ovviamente dai giocatori, dai protagonisti, quelli che saranno i protagonisti della stagione 2013 e 2014 di questo campionato nazionale di Serie B con l'ASB Fondi Calcio A5. Ve li presento e partiamo dal portiere originario di Fondi e allora accogliamo Salvatore Venditti. Il secondo ruolo che vi presentiamo è quello di pivot, sempre originario di Fondi, accogliamo Massimiliano Priolo. E poi la posizione centrale da Terracina ha disputato e vinto la Coppa Italia di Beach Soccer con il Terracina, accogliamo con un applauso Matteo Olleia. Per quanto riguarda il ruolo di laterale, sempre da Terracina, anche lui ovviamente ha vinto la Coppa Italia di Beach Soccer, ma oltre a questo riconoscimento il Terracina è anche vice campione d'Italia. Lui è Simone Olleia. Ancora un calciatore di Terracina, il suo ruolo è pivot, è la volta di Alessio Frainetti. Anche lui importante pedina del prossimo anno. E poi per quanto riguarda il centrale, questa volta torniamo a Fondi con Alessandro Conte. Il prossimo giocatore è un laterale, anche lui di Fondi. Un applauso per Matteo Di Martino. Bello e bravo. Il prossimo è ancora una volta un laterale, sempre di Fondi. Lui è Davide Fiore. Altri due laterali, anche i prossimi, sempre da Fondi. Applauso anche per Antonio Lauretti. Come dicevo, un altro laterale, questa volta il calciatore ha il nome di Riccardo Fantin. Adesso entriamo nella sezione dei nuovi acquisti, lui arriva dalla Gymnastic Studio e si chiama Attilio Pannozzo. Siate buoni, siate buoni. Il prossimo arriva dal Palestrina Calcio A5 con delle esperienze importanti nella Marca Futsal in Serie A1 e altri campionati nazionali di Serie A1 e A2 e risponde al nome di Emanuele Ricci. Adesso accogliamo un altro laterale, sempre da Fondi, è la volta di Matteo Cataldi. In porta, applauso invece per Luigi Marrocco.
per il ruolo di pilot accogliamo Marco Popolla. Stesso ruolo e dunque stesso applauso, stessa accoglienza anche per Bruno Colantuono. Adesso abbiamo invece un altro portiere che difenderà i pali dell'SD Fondi Calcio, lui è Simone Iacozza. Poi laterali ancora, accogliamo Matteo Curcio. Infine, sempre laterale, Manuel Gardone. Allora, forse ho dimenticato qualcuno però. Oh. Sì. Ho una lista, se ho dimenticato qualcuno, ditemelo perché passo allo staff tecnico. E allora non ho il nome. Non ho il nome. Capitano. Stavo scherzando. Il capitano, lui è Roberto Vialongo. Il capitano va per ultimo. Allora adesso passiamo allo staff tecnico, anche questa è un'importantissima pedina di questa squadra ovviamente. Allenatore di Latina, è un tecnico di caratura nazionale, vanta 28 presenze e anche 2 reti nella nazionale italiana di calcio a 5. E allora un grande applauso per Paolo De Simoni. Poi due parole ovviamente di là al termine della presentazione di tutto lo staff su questa squadra. Io continuo con la presentazione dello staff tecnico, anche se in realtà questa sera non è presente, ma facciamo un applauso anche al vice allenatore di Fondi, Fabrizio Cardinale. Per quanto riguarda la fisioterapia, sempre di Fondi, Enrico Pinchera. Anche il prossimo questa sera non è presente, ma lo accogliamo lo stesso con un applauso, il medico sociale di Terracina, Antonio Frainetti. E poi abbiamo il preparatore dei portieri da Fondi, Luca Figuccio. Adesso la volta dell'allenatore Under 21, accoglienza per Gaetano Ercole. Abbiamo infine il vice allenatore Under 21 e lui è Ezio Cantarano. Adesso voltiamo ancora pagina e andiamo alla dirigenza di questa squadra che ha grandi obiettivi quest'anno e partiamo ovviamente dal presidente, applauso per Enzo Ginepro. Adesso il vice presidente, stessa calorosa accoglienza per Luca. È il turno del direttore sportivo e allora facciamo venire in campo Antonio De Bonis. Il team manager della squadra risponde invece al nome di
suo team è Andrea Toscano. Adesso chiamiamo i dirigenti e partiamo da Fabio Sposito. E ancora tra i dirigenti Antonio Parisella. Non c'è. Arriverà? E non arriverà. Ancora il terzo dirigente Danilo Tramaglino. E poi l'applauso, anche se pure lui questa sera non è qui con noi, il segretario Gianni Pannotto. Allora vorrei partire due parole innanzitutto all'allenatore, a Paolo De Simoni. Come si fa in questi casi la presentazione di una nuova squadra e soprattutto di una nuovissima avventura? Che cosa ci si aspetta da questi giocatori, gli obiettivi stagionali?